Allora, buongiorno a tutti, eccoci qui per una sottospecie di tutorial su questo girarrosto qua. È molto carino, eh? Un aereo elicottero del progetto degli anni 60, è entrato in servizio nel 70, una roba di Airbus francese, molto molto carino, secondo me è l'elicottero più bello di sempre. Comunque, torniamo in cockpit. E avviamo questo elicottero. Non sto a farvi tutta la manfrina della strumentazione di volo, quello magari lo farò in un tutorial vero e proprio. In effetti questa è più che altro la registrazione di un avviamento, ve lo racconto, l'ho appena imparato anch'io. Quindi allora, prima di tutto chiudiamo le porte. Control C. Voilà. Porte chiuse, scusate un attimo, vado a vedere un'impostazione. Ecco. Eccoci tornati, impostazione guardata. Allora, cominciamo con l'appizzare. Batteria, alternatore, generatore. Poi luci esterne, posizione, anti-collision, luci interne. Voilà. Poi pompa del carburante, cronometro per 20 secondi. Pompa, cronometro ed è partito per 20 secondi. Quindici secondi, 20 secondi, 10 giri della turbina, cominciano a sollevarsi. Temperatura dell'olio. Generatore online, temperatura dei gas di scarico in arco verde. Ora cominciamo ad aumentare un po'. Ok, allora sblocchiamo il rotore principale. Una volta sbloccato il rotore principale, avanziamo la leva del carburante fino a portare giri turbina appena sotto questa tacca rossa e la fermiamo lì. A questo punto il rotore comincia a girare. Aspettiamo che i giri del rotore, quella lancetta piccola, vadano insieme alla lancetta grande che sono i giri della turbina. Ok, nel frattempo dobbiamo monitorare temperatura dei gas di scarico e temperatura dell'olio. Ok, sono insieme, adesso pian piano vado ad aprire ulteriormente la leva del carburante senza esagerare per non rompere l'albero di trasmissione. Apro, apro, lascio che il rotore segua fino a che non apro fino in fondo. Ok, una volta aperto fino in fondo andiamo a impostare giroscopi on. Pitot non mi interessa, trim, power trim on. Questo non mi ricordo cos'è, ma va su. Autopilota sui tre assi. Che però l'autopilota non è ingaggiato, ma ingaggia un sistema di stabilizzazione. Un po' di luce alla strumentazione. Poi. Basta. Ah sì, è vero, dobbiamo erigere l'orizzonte artificiale. Col tasto sinistro del mouse premo e tengo premuto. Ok, adesso lo mollo, poi tengo premuto l'orizzonte di riserva e con la rotella del mouse allineo l'orizzonte. La marca di riferimento. Ok, a questo punto sono pronto al decollo. Questo elicottero è il contrario dello Huey, l'UH1, per cui il rotore gira dalla parte opposta, quindi al decollo devo dare piede destro, ok? E cloche leggermente a sinistra, ma pochissimo e basta. Vediamo un po' come ce la caviamo. Piede destro, tiro su il collettivo, tiro. Questo qui è il torque, vedete la coppia? Si è annebbiata la vista, non so perché. Sì, ho un visore abbassato. Andiamo a vedere com'è, qual è il tasto. Visor. Night vision goggle. Sunglasses sono la G. Vediamo un po'.
Oh, ecco, li ho tolti, meno male. Scusate l'interruzione. Quindi dicevamo un po' di cloche a destra, parecchio piede destro, collettivo. E siamo decollati. Un po' di overing. Francamente devo ancora impostare gli assi in modo da trovarmici bene. Comunque, forse devo aumentare la sensibilità del pitch. F3. F2. F1. Ok, facciamoci un giro, poi scegliamo una piazzola e cerchiamo di atterrare esattamente lì. Allora, vediamo un po'. Atterriamo tra questi hangar. In quello spot lì, ok? Anzi, proprio tra gli hangar, vediamo se ci sto. Rallentiamo. Progressivamente su di collettivo, man mano che rallentiamo. Ecco, qui in mezzo. Messo giù alla proprio F2. Riproviamoci. Cockpit. Lo spazio c'è. F1. Allora, piede destro, cloche a destra. Ok, rifacciamo il giro, cerchiamo di fare un avvicinamento più ortodosso. F3. F2. F1. Allora, dicevamo. Rallentiamo. Deve essere un po' più aggressivo con il collettivo, mi sa. Ora possiamo veramente
Ole. Decolliamo e torniamo alla base. Ero parcheggiato davanti a questo palo in direzione opposta. Voilà, più o meno. E poi immagino per spegnerlo vado a spegnere in senso opposto tutte quante le utenze. Fermato, poi abbiamo generatore, alternatore, batteria, luci. E questo conclude il giretto con l'SA-342 Gazelle, elicottero a mio avviso assolutamente bellissimo. Alla prossima!